Ora mi fai gli scherzi. Sto già. Buonasera amici e amiche di Impronte d'Autore, buon martedì! Allora, oggi vi avevamo annunciato nelle stories che sarebbe stata una diretta particolare perché la faremo in collaborazione con le fantastiche ragazze di Quick Lazy Dog. Vi avevamo anche lasciato il tag alla loro pagina per iniziare già ad andare a vedere un attimino di cosa si trattava, quello che si occupano, i lavori che fanno. Spero che l'abbiate fatto e che avete anche delle domande per loro, che così le vediamo insieme durante la live. Allora, io come al solito vi ricordo che anche quest'anno, anche questa edizione, ci troverete alla Fiera di Vicenza abilmente questo weekend dal 31 marzo al 3 aprile. Ovviamente la fiera sarà aperta dalle 9 alle 18.30 e per la registrazione, credo il solito per i biglietti, giusto Mane, sempre online, dovete fare e acquistare il vostro biglietto. Allora, io intanto aspetto un secondino che così diamo un attimino il tempo alle persone di collegarsi. Nel frattempo io saluto anche Erika che si è già collegata. Buonasera Erika. E oggi tra l'altro, bello, non ho dovuto preparare neanche la diretta, sono tranquilla, sono anche seduta, guardate, di solito sono sempre in piedi, invece oggi mi sono anche messa comoda perché appunto parleranno le nostre ragazze. Faranno prima una breve introduzione anche di chi sono, del gruppo e di che cosa si occupa The Quick Lazy Dog, ma poi lascerò la parola a loro in modo tale che si possano presentare, presenteranno quello che fanno e presenteranno anche i corsi che terranno in fiera a Vicenza. Che bello, meno male, mi conforta sapere che c'è Monica già collegata. Esatto. Quindi mi raccomando Monica, fai tante domande e aiutami se andiamo in difficoltà. Intanto Erika c'ha già prima una domanda subito così, che dice se faremo qualche corso e se saremo in fiera. Allora, personalmente io e Vane non saremo in fiera perché saremo qua in negozio, ci sarà Umberto, Barbara. Non c'è Barbara. Ci sarà Umberto, Ermanna e poi altre ragazze di Vicenza che ci sono tutti gli anni, ecco. E per quanto riguarda invece i corsi, sì, anche noi faremo qualche corso, le solite dimostrazioni, anche abbiamo tre stand quest'anno, quindi mi raccomando, venite a trovarci. Ah, tra l'altro non mi sono neanche segnata il numero di padiglione, Vane, questo dopo magari ve lo comunichiamo e ve lo lascerò scritto, anzi no, Vane me lo sta andando già a recuperare. Quindi il primo stand l'abbiamo nel padiglione 1, stand 123, il secondo stand invece è nel padiglione 7, stand 407. Spero che tutte siate iscritte alla newsletter, che così dovreste aver ricevuto appunto anche il recap con tutti con il buono sconto fiera, oppure in negozio se venite nel periodo della fiera. Ottimo, io intanto tengo Vane sul pezzo perché ogni tanto si perde via, io faccio apposta. certo, devi stare qua attenta anche tu, no, che te la... Vabbè, allora ragazzi, oggi non ho praticamente quasi nulla da dirvi, vabbè, come al solito poi ci rivedremo giovedì con le nostre classiche dirette, ma io direi che oggi posso iniziare a presentare la prima, diciamo il caposquadra, mettiamolo così se si può dire così, ma semplicemente perché ha una parlantina come la mia, quindi diamo il benvenuto a Barbara, che adesso si presenterà. Ciao! Ciao Sara, ciao Vanessa, ciao anche a tutti coloro che ci stanno seguendo. Allora, io intanto volevo raccontarvi cos'è The Quick Lazy Dog. The Quick Lazy Dog è un progetto calligrafico, possiamo definirlo così, nato circa 3 anni fa, creato da me e da Claudio Mezzo, conosciuto nell'ambito calligrafico anche come Minimum Calligraphy, e che oggi non c'è qui nella nostra diretta perché è impegnato a lavorare, però sarà presente in prima linea nello stand a Vicenza.
Questo progetto calligrafico è basato sulla condivisione, la condivisione di esperienze, principalmente calligrafiche, di altri di tutti gli artisti, principalmente calligrafiche, ma non solo. Cosa vuol dire? Noi creiamo delle squadre di gruppi che, di amici calligrafi, amici di appunto altre tecniche, e giriamo un po' l'Italia con vari eventi, con dei corsi, quindi ci possiamo definire un gruppo di amici, no? Che condividono appunto le proprie esperienze, i propri hobby, le proprie passioni. Questo perché siamo convinti che la condivisione di più esperienze comunque ci arricchisce tutti, indistintamente. E anche per offrire alle persone che vengono da noi molte più possibilità di fare arte, ok? Quindi non solo calligrafia. È una realtà dinamica, in quanto a seconda dei luoghi e delle situazioni che ci troviamo, la squadra cambia. Okay, non è, è difficile trovare sempre la stessa squadra di lavoro di The Quick Lazy Dog. Questo perché ci piace, se ci riusciamo, a far intervenire, creare una squadra con persone del luogo, con artisti del luogo. Questo perché ci porta a dare una continuità del progetto anche finito l'evento. Uno viene in fiera a Vicenza, trova la calligrafa di Vicenza, l'illustratrice di Venezia, l'artista di Treviso, sono comunque zone vicine, quindi si interessa alla tecnica e sa che poi può contattare una persona che comunque è in loco. E questo lo facciamo per Roma, lo facciamo per Milano, lo facciamo per tutte le realtà in cui ci troviamo. E in questo modo riusciamo anche a proporre sempre cose nuove, persone nuove, tecniche nuove, e ci divertiamo un sacco, perché alla fine siamo un gruppo di amici, e se non ci conosciamo, perché comunque la squadra alle volte è composta anche da persone che non conosciamo direttamente ma che contattiamo, poi alla fine si diventa amici, perché sono tutte situazioni in cui si lavora, si crea e ci si diverte comunque, quindi ci si conosce, insomma. Questo è The Quick Lazy Dog. La squadra di Vicenza è composta da 5 persone. Ci sono io, che mi occupo di calligrafia, c'è Claudio Mezzo, che in questa edizione non terrà dei corsi, però è in prima linea ad accogliere le persone che arrivano, farà delle demo, quindi potrete vederlo scrivere, attenzione perché crea dipendenza vederlo scrivere, sì, assolutamente sì, quindi comunque lo troverete in prima fila. Poi abbiamo Giulia Filippini, la nostra, io la chiamo la nostra, anche della nostra squadra, calligrafa wedding, quindi sposi, novelli, futuri sposi, approfittatene perché lei è veramente molto brava e di un'eleganza unica. E anche lei proporrà dei corsi. Poi abbiamo Nicole Canziani, che è di Giulia è di Vicenza, Nicole Canziani che è di Mestre, ed è un'illustratrice manga, perché al nostro stand potrete trovare anche un corso di illustrazione manga, non solo colorazione, ma anche proprio illustrazione. E ultimo, ma non per ultimo, la nostra Clara Prella, che io la definirei la nostra block printer, fa tanto figo. E sarà, vedi? Ma poi è bellissimo. Io tra l'altro pensavo si chiamasse veramente così, quando poi mi è comparsa sotto Nicole ho detto ma non si chiama Nicole, no. Pensa che avesse, tanto è vero che quando ho visto la fotografia
Sai che io pensavo che Nicole fossi tu perché avevo assunto questo capello un po' particolare. No, perché devi sapere che in questa squadra l'unica che ha il nome vero sono io, perché Claudio Mezzo, cioè minimum calligrafo conosciuto come Claudio Mezzo. Vabbè. Poi abbiamo Giulia Filippini come Oco Studio, Nicole Canziani, Clara Prella, no scherzo, Man the Peace, ma poi ve lo spiegheranno loro in maniera molto più approfondita. Comunque vi dicevo, Clara Prella, Block Printer, proporrà due corsi di creazione artigianale dei timbri, molto 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 particolari. E quindi, come vedete, l'offerta è molto varia e non è buttata a caso lì l'offerta, comunque sono tutte tecniche che si possono mettere insieme per arricchire un lavoro, ok? Perché anche noi calligrafi alle volte mettiamo insieme un po' di colorazione, mettiamo insieme i timbri, è un'offerta molto molto completa, ok? Nello specifico, prima ci tenevo invece a parlarvi in generale dei corsi. I corsi tutti, indistintamente, sono proposti e sono creati per persone che non hanno esperienza nel campo. Quindi non preoccupatevi se non avete mai preso in mano un pennino, se non avete mai provato a scrivere, se non avete mai provato a disegnare, se non avete mai provato a creare dei timbri. È il momento giusto per provare, perché sono proprio strutturati in maniera tale da poter essere alla portata di tutti, ok? E sono strutturati anche in maniera tale da portare il partecipante a essere poi autonomo a casa, a continuare quello che ha cominciato nel corso, perché capiamo, ci sono corsi da 2 ore, ok? Quindi sono introduzione alla tecnica, perché un corso base vero e proprio dura molto di più, in fiera non è possibile questa cosa. Però sono 2 ore concentrate in cui noi cerchiamo di dare tutte le nozioni che poi appunto la persona che va a casa acquisisce e riesce poi a essere, a portarlo avanti come autodidatta. Poi, se la tecnica piace, ha la possibilità di approfondirla con dei corsi strutturati più lunghi a livello di tempo. Tutti i corsi hanno i materiali compresi, quindi un piccolo kit, quindi questo il partecipante lo porta a casa, quindi non deve neanche dire ma poi vado a casa, chissà quante cose devo comprare, eccetera. E tutti i corsi hanno anche una dispensa, molto molto importante, perché questa dispensa sarà un sunto o comunque una volta c'erano i bignami, no? Con tutte i libricini, con tutte le regole, con tutto quello che è stato fatto durante il workshop, e sarà il manuale, un piccolo manuale, diciamo, che aiuterà chi ha partecipato a ricordarsi quello che è stato detto e quindi continuarlo nel tempo. Sono corsi, ripeto, workshop di introduzione, però completi, perché noi miriamo di più a insegnare la tecnica piuttosto che fare, adesso parlo di calligrafia, piuttosto di fare tutto l'alfabeto di corsa senza spiegare perché ci sono quei segni. Quindi magari non si farà tutto l'alfabeto, se ne farà una parte, ma è spiegato bene ogni segno perché esiste, ok? Quindi con la combinazione di segni, se si capisce, poi a casa insieme alla dispensa si riesce a continuare, ok? Quindi questa è un po' la tipologia di tutti i nostri corsi, vale anche per l'illustrazione e vale anche per la creazione dei timbri. Per iscriversi è sufficiente scrivere una mail al nostro indirizzo mail di The Quick Lazy Dog, che è esatto, thequicklazydog.info@gmail.com,
Per vedere le descrizioni dei corsi, con calma, perché adesso noi ve le diciamo, però magari scappa, ok? Andate, certo, nella pagina del sito di Abilmente, dedicata ai corsi, i corsi miei e di Giulia, quindi calligrafia, li trovate sotto la sezione calligrafia. Il corso di Nicole, quindi di illustrazione manga, lo trovate sotto tecniche pittoriche. E i corsi di Clara Prella, quindi di block printing, quindi creazione di timbri, li trovate sotto tecniche decorative. Mi sembra esista tecniche decorative. Adesso ho un lapsus, ma dove va esserci. Chiederemo bene a lei se che lo comunque, saprà. Comunque, se guardate la nostra pagina Instagram, ci sono i vari post che abbiamo creato, e c'è un post dedicato per ogni corso, dove ci sono anche le coordinate per andare a trovare le varie descrizioni. Quindi basta anche solamente andare lì. Questa è la visione generale di cosa facciamo. Ottimo, la visione generale dei vostri corsi. Esatto. Bene, allora, magari allora adesso, visto che sicuramente tu terrai, anche tu hai detto prima che terrai qualche corso, per cui se ti va di fare vedere magari qualcosa, qual è il tuo stile e quant'altro, così. Tanto ti interrompo un secondo che vediamo se c'era qualche domanda che magari non abbiamo letto, che io magari mi sono persa. Diamo un check, no, però tanti ci salutano, quindi riferiamo i saluti e vi aspettiamo tutti in fiera d'Abilmente a fare i corsi con The Quick Lazy Dog. Già, assolutamente. Allora, un'altra cosa molto importante, noi i corsi li teniamo in collaborazione appunto con Impronte d'Autore. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente quasi la totalità dei materiali che noi utilizziamo li ha Impronte d'Autore, ok? Che ce li fornisce e ce li procura. Cosa vuol dire questo? Logicamente noi diamo il kit base, ok? Però ad esempio di inchiostri ne esistono di molti colori della linea che utilizzeremo. Impronte d'Autore li ha, quindi se oltre all'inchiostro che noi vi lasceremo nel kit volete andare a prendere altri inchiostri di altri colori, lì allo stand di Impronte d'Autore ci saranno, e ci saranno tutti i materiali, ok? Quindi diciamo, ma anche al di là della fiera, sapete che nel loro sito troverete materiali calligrafici, ma anche i materiali che sono stati utilizzati per il corso di illustrazione e anche i materiali che sono stati utilizzati per il corso di creazione timbri. Quindi diciamo che è un appoggio tecnico per quanto riguarda il materiale per noi e anche per tutti coloro che parteciperanno ai corsi, quindi anche al di fuori della fiera. Questo è molto importante. E per quanto mi riguarda, allora, io terrò due corsi di calligrafia, due tecniche completamente diverse, le due grandi famiglie della calligrafia. Un corso realizzato con pennino a punta, vediamo se riesco a farlo vedere, a punta fine, ok? Corsivo inglese. Cos'è il corsivo inglese? Senza entrare nel tecnico, la classica scritta elegante che si vede nelle partecipazioni matrimoniali, negli inviti, ok? Quindi proprio pensate la classica scritta che adesso vi farò vedere. Se ce la faccio, se si vede, se non si vede. Sì, okay. Si vede, si vede. Corsivo inglese. Bello, esatto. Elegante, sì. Esatto, vedi proprio un... aiuto, ce la faccio? Okay. Non ce la faccio? Oh, wow. Okay. Questo è il corsivo inglese, quindi punta fine, inchiostri, nello specifico utilizziamo gli Hamburg, che sono inchiostri calligrafici, ok? E ogni corso, come vi ho detto, ha la propria dispensa. Quindi non svelo tanto l'interno, ma diciamo che ognuno avrà la propria dispensa con varie regole, eccetera. Come ho detto prima, adatto a tutti, quindi anche chi non ha mai preso in mano pennino ed inchiostro. E questo è uno, quindi calligrafia di corsivo inglese.
Il secondo corso che terrò invece andiamo tutto in un altro mondo, che però dopo vi farò vedere che possono essere complementari in maniera molto artistica. Entriamo nel mondo delle black letters, con il gotico. Quindi non parliamo più di punta fine, ma parliamo di punta tronca. In, okay. In questo caso noi utilizziamo la punta metallica, il pennino a punta metallica e l'inchiostro, tranne sì. Venerdì, e adesso vi farò vedere anche lo stile, tranne venerdì che lo stesso stile lo affronteremo invece con il calamo, bambù, la mai penna provato. Fatta di bambù. Non l'ho mai proprio provato, ma penso che sia la prima volta che lo vedo anche sporco. Vale, tu l'hai mai usato? No. Allora vi aspettiamo lo stand così lo provate, no? No, Barbara, tu devi sapere che ogni tanto qua entrano dentro per chiederci i pennini, gli inchiostri e quant'altro. Ah, ok. E voi a volte sono un po' in panico. Questi sono i calami, li faccio io questi a mano con le canne di bambù e come vedete ha la stessa punta tronca di un pennino metallico, ok? Quindi si possono fare, non so come mettervelo per farvelo vedere, si possono fare gli stessi stili, ok? Per dire, lo stesso stile si può fare con i pennarelli che avete voi da impronte d'autore, di calligrafi, zig calligrafi a punta tronca. Ok, okay, quindi sempre parliamo della stessa famiglia, degli stessi stili. Cos'è il gotico? Allora, il gotico è questo stile. Ok, okay. Vi faccio vedere questo. Oh, okay. Si vede. Bene. Ha un ritmo completamente diverso del corsivo inglese. Il corsivo inglese si vede molto l'eleganza, la sinuosità della forma, ok? Gotico invece parliamo di ritmo bianco-nero, ritmo bianco-nero, bianco-nero, ed è molto bello per fare anche delle texture come stile. Si fanno anche cose un po' meno forti, ad esempio questo, ok? No, l'ho messo storto, scusatemi. Ah, io stavo cercando di... Ah, Monday, ok. Esatto, ok. Perché comunque può anche non essere proprio secco secco nelle forme, ma ci possono essere delle dinamicità nei segni che lo alleggerisce un attimino. Però la sua caratteristica è proprio del ritmo che ha serrato di bianco e nero, ok? Quindi sono due stili completamente diversi. Prima ti ho detto, stili completamente diversi, ma la bellezza di questa cosa qui è che si possono mettere insieme, ok? Se tu vedi The Art of Letters, letters sono in gotico, ok? Invece Art of sono in corsivo inglese. Questo per farvi capire che la bellezza della calligrafia è proprio di riuscire anche a mettere insieme, ok? Vari stili calligrafici. Quindi quello che vi propongo io sono le due grandi famiglie, la punta fine, l'eleganza del corsivo inglese, la dinamicità, il ritmo delle black letters con il gotico, entrambi sempre per chiunque, ok? Quindi per chi non ha mai fatto niente. Mi verrebbe da suggerire di approfittare dei corsi che si fanno in fiera, perché è vero che sono delle introduzioni, ma tante volte si è resti magari a iscriversi a un corso base perché c'è un impegno economico differente di quello che c'è in un corso di introduzione. E quindi magari le persone possono dire, ma vale la pena, mi incuriosisce, però è un impegno economico abbastanza alto. Il corso in fiera è un'introduzione, però non ha un impegno economico alto e quindi è proprio l'occasione da sfruttare per dire mi tolgo la curiosità di capire se questo stile, se questa tecnica, vale anche per l'illustrazione, vale anche per la creazione timbri,
mi piace e mi può interessare. Alla Malparata si passano 2 ore divertenti in compagnia, ci si porta a casa anche il materiale, ma non ci si svena e non si distrugge il portafoglio, ok? Quello bello che può succedere invece è che è stato come uno spritz creativo, no? Cioè un antipastino, un aperitivo di quello che potrebbe essere la tecnica, e magari una persona piace approfondirla, decide di approfondirla e quindi può continuare il cammino, ok? Quello che noi facciamo è proprio dare la curiosità e dare l'opportunità di vedere se è una tecnica che può piacere a portata di tutti, sia a livello economico e sia a livello proprio tecnico, perché appunto cerchiamo di accompagnare veramente dall'inizio. Questo ottimo. È in linea di massima. Ok, io intanto ne approfitto per farti una domanda, perché a noi capitava che ce lo chiedessero, soprattutto quando avevamo i corsi di calligrafia che teneva la nostra Barbara di Modena, se vanno benissimo, ma credo anche di sì, per i mancini, magari qualcuno è in ascolto e ce lo chiede. Sì, allora assolutamente sì. I mancini hanno per i mancini ci sono alcune accortezze, ok? Non sempre le stesse accortezze vanno bene per tutti, quindi quando noi ci troviamo, sia io che Giulia non siamo mancini, almeno non mi pare che Giulia sia mancina, non mi sembra, poi glielo chiedi ma non mi sembra. Facendo di no con la testa, per cui dico no, non è mancina. Bene, non ho perso la memoria. Ci troviamo dei mancini durante i corsi e bene o male, proprio grazie alla condivisione delle esperienze di altri calligrafi che sono mancini, bene o male abbiamo alcuni suggerimenti da dare, che non sono sempre gli stessi, perché dipende proprio anche dalla manualità, dalla posizione, eccetera. Quindi no problem, i mancini possono assolutamente venire, e insieme si trova la soluzione per superare alcuni piccoli intoppi che ci potrebbero essere, anche se si utilizza l'inchiostro, perché alle volte si dice no, si utilizza l'inchiostro, poi la mano ci va sopra, e si crea un casino, eccetera. No, c'è il sistema tranquillamente di ovviare a questo inconveniente. E quindi per tutti, mancini, non mancini, importante aver voglia di divertirsi e di imparare. Assolutamente, divertirsi è la prima cosa, è un hobby, un piacere farlo, per cui esatto, qua da noi è assicurato. Bene, bene. E quindi ci stavi dicendo, Barbara, che tu terrai appunto questi 2 corsi, uno di gotico e uno di corsivo inglese. Ma esatto. Le farai tutti i giorni? Allora, i corsi sono tutti i giorni, ok? Okay. Io ne ho uno alle 10:30, dura 2 ore, i corsi durano tutti 2 ore, 10:30, okay. Mezzogiorno e mezzo, e l'una tre, sì, altre 2 ore. Vengono scambiati di giorno in giorno, se lunedì, mi sembra che lunedì il primo fosse il gotico e il secondo è l'inglese, il corsivo inglese, il martedì vengono girati, il mercoledì vengono girati, quindi diciamo che sono i due corsi vengono ripetuti tutti i giorni, ok? Ma anche delle altre tecniche, tutti i giorni ci sono i corsi. Chi ha 2 corsi li intervalla, ok? Sì. Chi ne ha uno è sempre quello ripetuto, tutti i giorni. Nel sito di Abilmente trovate gli orari, trovate dei vari giorni. E quindi trovate tutto quanto. L'ultima cosa che mi stavo dimenticando, poi mi ammazzano. Dove ci trovate? Perché Abilmente è enorme. Dove possiamo trovare Barbara e i suoi fantastici capelli rosa? Dici. Esatto. Allora, io ho i capelli rosa per farmi, perché così è distinguibile il sito di The Quick Lazy Dog. Allora, padiglione 1, quindi lo stesso vostro. Stand, okay. Numero 238, ok? 238.
Esatto, indicazione in linea di massima all'entrata principale di Abilmente. Padiglione 1 si sviluppa un po' sulla sinistra, un po' sulla destra, noi siamo sulla parte sinistra. Diciamo che siamo di fronte, un po' circa di fronte a voi, voi siete un po' sulla parte destra, noi siamo un po' sulla parte sinistra. Ci trovate andando verso l'area di Pepper and Joy. Comunque lo stand è grande, lo stand è strutturato per tenere tre corsi in contemporanea, quindi da noi trovate tre corsi in contemporanea, lavoriamo su tre tavoli diversi, quindi è molto facile individuare lo stand perché sarà pieno di tavoli corsi, poi vabbè lo distinguete perché abbiamo Claudio Mezzo Minimum Calligraphy in prima linea ad accogliere tutti quanti, quindi insomma dai ci trovate. Passate anche se non volete iscrivervi ai corsi, ma avete delle curiosità, volete vedere scrivere, eccetera, passate comunque, fermatevi, perché in ogni caso chi non è impegnato nei corsi scrive. Okay. Quindi anche solo vedere di cosa si tratta, chiedere se avete appunto delle curiosità, a noi fa piacere e siamo lì insomma apposta per questo. Quindi padiglione 1, stand 238, The Quick Lazy Dog, un gruppo di pazzi, di amici pazzi che si divertono. Ottimo, queste sono le coordinate. Esatto. Bene, okay. Bene, bene. Allora, beh, io direi che allora adesso, visto che abbiamo presentato i tuoi corsi, possiamo passare alla prossima rinascita del vostro gruppo, che è pronta, è pronta? Stimi facendo di sì, e quindi diamo il benvenuto anche a Giulia. Ciao Giulia! Sì, adesso abbassiamo Barbara e facciamo comparire la nostra Giulia, che non ha il microfono attivo adesso. Ottimo, ti abbiamo. Eccoci qui. Ciao Sara, ciao Vanessa. Ciao, ringrazio Barbara per la bellissima presentazione. Faccio parte anch'io del gruppo dei matti. E allora, io, come ha anticipato Barbara, sono Giulia e mi conoscete forse come Comaco Studio. Sono vicentina, quindi adabilmente gioco in casa, insomma è territorio neutro. E come diceva Barbara, io sono la calligrafa del wedding, nel senso che soprattutto negli ultimi anni mi sono un po' specializzata nella calligrafia per matrimoni, quindi tutto quello che riguarda partecipazioni, inviti, menù e quant'altro. E adabilmente terrò due corsi, uno appunto dedicato al mondo del wedding, uno invece dedicato al corsivo italico. E entrambi i corsi sono dei corsi di calligrafia appunto, però dei corsi dedicati a degli stili monolinea, il che vuol dire che sono degli stili calligrafici che non hanno differenze di spessore tra un tratto e l'altro. Ma adesso vi faccio vedere degli esempi così capiamo. Ok. Allora, provo a girare la camera così vi faccio vedere direttamente degli esempi. Certo, sì, noi siamo super curiose perché già prima vi ha sbirciato qualcosa che ci era piaciuto, vero Vane? Benissimo. Un pacchettino. Benissimo. Era già... Intanto nel frattempo poi al limite rimettiamo come sempre la mail di The Quick Lazy Dog, così chi si vuole iscrivere la può trovare in sovraimpressione. E intanto che Giulia si... prepara. Eccoci qua. Wow. Allora, primo stile, abbiamo detto monolinea appunto perché come vedete qui non ci sono differenze di spessore tra un tratto e l'altro, ma è comunque uno stile molto elegante. Questo qui è il corsivo americano, e infatti uno dei corsi che terrò adabilmente si chiama proprio corsivo americano per il wedding, perché questo qui è uno dei miei stili preferiti per il mondo del wedding, quindi lo utilizzo molto per le partecipazioni, gli inviti e i menù. Questo è un esempio di quello che si può realizzare con questo stile. Quindi vedete che pur non avendo differenze di spessore, però è molto molto elegante, è uno stile molto inclinato. E, ecco, questi qui sono altri esempi. Quello che noi andremo a fare adabilmente è appunto creare proprio un menù che può essere utilizzato per un matrimonio, ma anche per qualsiasi altro evento. Quindi impareremo come personalizzare con la nostra calligrafia un menù, un segnaposto abbinato,
e andremo anche a fare delle piccole decorazioni a tema botanico, floreale, come quelle che vedete qui, che quindi sono state eseguite tutte a mano. Sembra stampato, Giulia, sono bellissimi. Grazie. Allora, bello, sì, diciamo bello. Che poi, esatto, fanno molta scena, perché il bello di questo è che il menù che realizzerò io sarà sicuramente diverso da quello che potresti fare tu, Sara, o tu, Vanessa, quindi insomma, il bello è che c'è un po' di noi in questo piccolo elaborato. Allora, tutto questo però sarà solo l'elaborato finale, nel senso che prima, come ogni buon corso di calligrafia che si rispetti, andremo a vedere la nostra dispensa, in cui ci sono i segni base, che, come diceva Barbara, sono fondamentali per imparare uno stile calligrafico, quindi mi soffermerò molto sui segni base, perché può essere che in 2 ore non ci sia il tempo necessario per andare a vedere poi tutte le lettere, però una volta capito il meccanismo e le forme base dello stile, e con la dispensa sotto mano, diciamo che sarete un po' anche autonomi a casa per proseguire l'alfabeto completo. Quindi, primo stile, primo corso questo, secondo corso... Okay. Che questo è, ripetiamo, il corsivo americano, giusto? Esatto, questo è il corsivo americano per il wedding. Ok. Secondo corso, invece, il pacchettino di cui parlava Sara, forse è questo. Bellissimo! Eccolo qui. Allora, questo qui invece è, il corso si chiama Italic Texture e parte proprio dalle forme del corsivo italico, sempre monolinea, quindi sì, mi sono dimenticata di dire che qui utilizzeremo degli strumenti abbastanza semplici, perché per il corsivo americano useremo una semplicissima penna gel, che io vi fornirò nel colore nero, però ovviamente poi da impronte d'autore troverete tutte le varianti colore possibili sicuramente. Okay. Per questo stile invece, per il corsivo italico, useremo un pennarellino con punta sottile, come questo. Quindi vedete che sono tutti strumenti molto semplici, poi le varianti di colore sono infinite, quindi sicuramente a seconda del progetto che avete in mente troverete il colore adatto per voi. Quindi questo corsivo italico, anche qui partiremo da una dispensa in cui andremo ad analizzare tutte le lettere, le forme base, tutta la struttura proprio, quindi la base della nostra calligrafia. Questo perché una volta gettate le basi buone, tutto il resto verrà in maniera molto naturale, molto più semplice. Quindi partiremo da delle lettere molto standard, come possono essere quelle di questo scritto, quindi delle lettere molto standard, molto rigorose, per poi andare a giocare con spaziature e altri elementi e ottenere una scrittura molto più informale, ad esempio questa. Il bello di questa scrittura è che secondo me è perfetta per personalizzare o piccole card, anche materiali utili per lo scrapbooking, oppure io la trovo perfetta per personalizzare delle carte regalo, quindi come in questo caso. Qui la vedete sul color Havana, oppure anche così. Bellissime! Quindi qui è stata personalizzata sia la carta regalo, sia in questo caso il tag con il nome del destinatario. Devo dire che fa molta scena, poi sicuramente perfette per Natale, ma non solo, nel senso che poi i compleanni ci sono tutto l'anno, quindi è sicuramente una cosa ad effetto. Certo, e poi comunque, vabbè, questo per tutti gli stili calligrafici è carino, perché anche con il nostro, nel nostro ambito, correggimi Vane se sbaglio, appunto, che facciamo card, può essere applicato anche appunto nel nostro settore, per cui esatto. È super utile, vorrei farlo anch'io ma sono qua in negozio, maledizione! Esatto, sì, come dici tu è molto utile, molto versatile, perché qui è stato usato per una carta regalo, però veramente gli utilizzi sono infiniti. Come diceva Barbara, entrambi i corsi sono adatti per principianti, un po' tutti i corsi che verranno presentati abilmente sono adatti per principianti, e avrete a disposizione quindi una dispensa, che poi resterà a voi, e i materiali di base, quindi un kit di base per fare quello che vi ho mostrato qui.
ovviamente questi materiali sono inclusi, poi se vedete che lo stile vi appassiona, sapete che da impronte d'autore sicuramente potrete trovare i pennarelli o anche le penne in altri colori, magari più adatti appunto per altri progetti che avete in mente. Ecco, quindi questi, aspetta che torno alla camera così vi vedo. Vai, tranquilla. Questi sono i due progetti che presenterò abilmente, eccomi, sono tornata. Sono, come dicevo, adatti a principianti, quindi non abbiate paura, lanciatevi in questa cosa che secondo me, come diceva Barbara, è come dire, l'occasione perfetta per provare magari stili anche un po' lontani da quello che potrebbero essere le nostre corde o comunque delle cose un po' diverse dal solito, per poi capire se effettivamente questa è una strada che ci appassiona e magari intraprendere anche un corso più completo. Bene, 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 ci piace. Bellissimi. Ma toglici una curiosità, quando sì. Ti sei esercitata per arrivare a questo livello? Perché noi non abbiamo la costanza poi. Allora, guarda, allora che faccio calligrafia, nel senso che studio calligrafia, sono una decina d'anni più o meno. Devo dire che sì, alla base c'è sicuramente un po' di esercizio, un po' di costanza, non posso dire che insomma in 2 ore si ottengono tutti i risultati sperati, però devo, cioè, vi assicuro questa cosa, questa è una promessa, con piccole sessioni anche da mezz'ora, insomma 2-3 volte a settimana, i risultati arrivano, quindi i risultati si vedono anche in poco tempo, quindi non demoralizzatevi se non arrivano subito, però insomma diciamo ci si può arrivare tranquillamente, non servono anni, ecco. No, beh, comunque quello è ovvio, ma come per qualsiasi tecnica, anche da noi per la colorazione, comunque anche del timbro, quant'altro, ci vuole per forza un minimo di esercizio, non è che uno può pretendere di rifarlo esattamente identico all'insegnante fin da subito. Esatto, quindi secondo me può essere utile, però è sì, magari non scoraggiarsi sicuramente se non si ottengono subito i risultati, però anche premiarsi per invece i piccoli miglioramenti di settimana in settimana. Una cosa che a me piace fare è datare i miei fogli di esercizi, quindi mettere la data, perché poi vi assicuro che dà molta soddisfazione magari dopo 2-3 mesi o dopo un anno andare a rivedere i primi esercizi e dire: mamma mia, però sono migliorata, cioè a me non sembra, magari esercitandomi tutti i giorni o comunque tutte le settimane, ma se io vado a guardare i miei primi esercizi, vedo che di strada ne ho fatte, quindi quello, insomma, in quel momento ti dà una pacca sulla spalla. Ok, noi preferiamo avere del cioccolato, volete che vi mando qualcuno? Perché noi richiediamo questo di solito come pagamento ai corsi. Ve lo facciamo mandare allora. Apprezzatissimo. Faccio un appello anche per i ragazzi dei Quick Lazy Dog, mi raccomando, loro preferiscono latte fondente, fateci sapere che ve li mandi. Ok, ottimo. Bene, bene, quindi allora adesso Vane ha rimesso in sovraimpressione la mail di quicklazydog.info@gmail.com. Se volete iscrivervi ai loro corsi trovate anche in questo caso tutte le informazioni poi sul sito di Abilmente. Bene, allora Giulia, io spero che ci saranno tantissimi iscritti, sia per te che per Barbara. Vi facciamo un in bocca al lupo. Grazie. E ci salutiamo e cediamo la parola, adesso non mi ricordo bene come l'aveva definita, block, com'è che era, Mane? Non mi ricordo più, non facciamo dire a lei. Allora ci facciamo presentare da Clara e la sua... Ciao Giulia intanto. Ciao. E lasciamo spazio a Clara con la sua tecnica, ecco. Arriviamo. Eccoci qui. Ciao Clara. Ciao Sara, ciao Vanessa. Ciao a tutti quanti, grazie molte per l'invito. Io sono Clara di Mendepis e oggi sono collegata da Biella. E io sono una creativa con la passione per la calligrafia e questa è la mia prima collaborazione con The Quick Lazy Dog, quindi ringrazio molto sia Barbara che Claudio per questo. E,
Io creo manufatti con materiali diversi e in particolare, quindi ad abilmente, invece vi presenterò la tecnica del block printing, che sicuramente è la più antica tecnica di stampa a noi nota. Prima si utilizzava come supporto il legno, noi invece adesso utilizzeremo la gomma. Può venire impiegato sia il linoleum che la gomma, noi faremo uso della gomma. E quindi adabilmente offrirò due laboratori, uno di applicazione su stoffa e uno invece su carta. Pur avendo poi risultati diversi, in entrambi darò le stesse nozioni di base fondamentali per poi, come diceva Barbara, poter continuare in autonomia una volta rientrati a casa, utilizzando il kit che verrà lasciato insieme alla dispensa e che appunto sarà costituito dalle sgorbie, e ci sono 6 sgorbie, adesso qua ve ne faccio vedere 2, che vengono utilizzate per intagliare la gomma, poi un inchiostro e ovviamente la gomma da intagliare, insieme poi ad altre piccole cosine. Quindi il laboratorio di applicazione su carta prevede la decorazione della copertina di un quadernetto che vi verrà fornito. E partendo da un semplicissimo disegno geometrico, io farò vedere, accompagnerò tutti alla scoperta di come si possono creare disegni diversi a seconda che si decida di intagliare una parte o un'altra. Quindi, ad esempio, anche non so se vedete, anche solo da questo semplicissimo disegno geometrico si possono ottenere combinazioni molto varie, per dire arrivare a 6 copertine diverse, capito? A seconda di quello che si decide di intagliare o di lasciare invece come parte del libro. E quindi l'altro messaggio che mi preme veramente di dare a chi frequenterà questi corsi è proprio quello che non è necessario essere un bravo disegnatore per poter creare un timbro d'effetto, perché semplicemente giocando proprio con i vuoti pieni e partendo da un semplice schizzo o disegno geometrico si possono ottenere degli schemi decorativi molto, molto interessanti. E così facendo poi personalizzare i propri manufatti, sia che essi siano costruiti con l'utilizzo di carta oppure di stoffa. Per quanto riguarda in particolare il laboratorio che faremo su tessuto, ovviamente quindi utilizzando un inchiostro adatto al tessuto, decoreremo un piccolissimo astuccio portapennini, portapenne. Quindi vedi, anche proprio solo con un semplicissimo pesce, combinandolo, comunque si riesce ad ottenere qualcosa di simpatico. E ad esempio qua ti ho fatto prima vedere i quadernetti con le copertine, però gli stessi timbri, per dire, ti possono dare, a seconda di come li combini, stampando, delle fantasie veramente varie, molto divertenti e assolutamente, molteplici. Fanno proprio un effetto mosaico molto, molto carino poi, l'effetto finale. Sì, sì. Sì. Questo bello. Proprio, diciamo, sì, questo su carta è proprio un laboratorio che insegna a creare degli schemi che si ripetono e che creano quindi delle greche o comunque dei decori.
Bene, bene, e... quindi anche per te due corsi, giusto, Clara? Sì, esatto. Perfetto. Esatto. Uno alle 10:30 di mattina, il secondo invece alle 15:30 e alternerò su carta o su stoffa a seconda dei giorni. E come diceva bene Barbara, i miei corsi si trovano sotto la voce tecniche decorative. Ottimo, ottimo. Ricordiamo anche che lo stand per quanto riguarda i loro corsi è il padiglione 1, stand 238, sì. Così almeno sapete dove si devono recare. E invece no, questo è curiosità personali, giusto perché a me ci piace, siamo un po' curiose. No, beh, sapere semplicemente come ti è nata questa passione, se ce l'hai sempre avuta o se prima magari ti occupavi di altro e poi invece ti sei orientata più sull'intaglio dei timbri, giusto così? Allora, io da sempre ho avuto la passione per tutto ciò che è creazione. In un'altra vita, figurati, ero tutt'altra cosa. Adesso invece sono proprio più dedita a ciò che è espressione della mia creatività, utilizzando soprattutto carta, inchiostro e poi appunto anche i timbri. E, sì, diciamo che sono particolarmente curiosa, per cui mi piace approfondire o cambiare o soprattutto combinare le tecniche diverse per poi realizzare qualcosa di nuovo. Quindi anche proprio i timbri mi permettono poi, vedi, ad esempio anche con questo, no, di fare dei biglietti che poi posso completare con una scritta calligrafica e quindi mi piace combinare con questo fondo comunque sempre legato alla calligrafia, all'inchiostro e quello che dicevamo prima, appunto. Guarda, i nostri mondi sono complementari, Vane, ci dobbiamo applicare anche in questo. Ampliare un po' le nostre tecniche. Sì, noi compriamo tutto, e questo ti corso noi compriamo, poi il fatto che spendiamo soldi non è un deterrente poi per usare le cose comunque. No, perché bisogna sempre, sì, ampliare. No, quello sì. Beh, allora, noi ti facciamo anzitutto un grandissimo bocca al lupo perché non sapevo che era la tua prima esperienza con loro, quindi... Con The Pixie? Assolutamente, sì, spero sicuramente, andrà sicuramente bene perché siete tutte super brave. E quindi niente, noi ci salutiamo, ci vediamo magari prossimamente non dico in fiera perché non ci possiamo vedere, però non si sa mai che ci si possa incontrare. Grazie mille di essere stata con noi, Clara. Grazie. Ok, allora io direi che ci rimane l'ultimo ospite, l'abbiamo lasciata per ultima, ma così senza un motivo, perché sicuramente tanti sono sicura che sarà super brava, quindi accogliamo anche Nicole, o Nicoi, come oramai la chiamano o è conosciuta, che ci illustrerà allora la illustrazione manga. Wow, una cosa differente. Ciao Sara, ciao Vanessa, ciao a chi ci sta guardando. Ciao Nicole. Ciao. Allora, sì, sono Nicoi, ma nata Nicole Canziani, all'anagrafe è così. E niente, allora, sono di Mestre e sarò ad Abilmente con questo corso dedicato all'illustrazione manga. E ringrazio ovviamente The Quick Lazy Dog perché anche quest'anno mi ospitano, quindi mi sopportano, dipende dai punti di vista. e niente, quindi vedremo appunto come lavorare a un'illustrazione manga, come poi colorarla, ecco. E allora, l'anno scorso abbiamo visto come appunto dedicarci soprattutto alla colorazione siamo partiti da quest'immagine in bianco e nero. Wow. E poi ovviamente questo è una volta inchiostrato con gli inchiostri colorati che abbiamo a disposizione, abbiamo ottenuto poi un prodotto finito che più o meno è stato questo. E quest'anno abbiamo voluto ampliare il discorso anche proprio al disegno, quindi impareremo le basi per costruire un personaggio chibi. Per chi non conoscesse questo termine, non sapesse cos'è, chibi
è una parola giapponese che indica una persona o un animale piccolo. E nel disegno indica un modo specifico di rappresentare i personaggi, perché avranno delle proporzioni più piccole rispetto al normale. Per fare un esempio, questo è quello che useremo poi al corso per capire quali sono le proporzioni. E questa caratteristica li rende più carini. Cioè, so che guardando questo magari sembra più terrificante, ma in realtà vi assicuro che non è così. Infatti nei manga tendenzialmente i personaggi cibi vengono utilizzati soprattutto in situazioni simpatiche o appunto carine e coccolose, proprio perché il risultato è un po' più simpatico. Per l'appunto poi nel corso vedremo quindi come impostare la struttura del personaggio e analizzeremo soprattutto le tre angolazioni principali, che sono il frontale, il profilo e il tre quarti. E per quanto riguarda l'ultimo caso, questi sono alcuni esempi che ho fatto l'anno scorso, però giusto per far capire come poi più o meno è il prodotto un po' finito, diciamo. Ecco qua. Che carino, un kiwi! Sì, queste le avevo fatte tipo pensando alla frutta. Sono bellissime. Questa cos'è, la papaya l'ultima? No, il melone. Melone. Sì. E Monica ti fa i complimenti, la nostra Monica My Bonnet Bee. Grazie. Che meraviglia, lei apprezza tutto, a parte che apprezza tutto, perché lei sa far, lei è una di quelle che sa far tutto, per secondo noi. Grande, grande Monica. Uncinetto, legge manga sicuro. Però il disegno manga forse le manca. Guarda, secondo me se la mettiamo lì sta a fare pure quello. Poi io leggo qua, un gran tagliato, è un segno tecnico che devo fare io, non ho capito. Era un commento che non sapevo se aveva un senso magari per voi. Prurito al naso, Sara. No, vabbè. Ciao Mario, ciao. Magari è un vostro follower. Bene, quindi, ottimo. Allora, corso di illustrazione, sì. Manga per te, Nicole. Sì. Ottimo. Niente, poi una volta che avremo visto come costruire il personaggio, poi andremo anche ad inchiostrarlo, quindi a colorarlo, utilizzando i nostri inchiostri colorati e il pennello, quindi andiamo un po' a pastrocciare tutto quanto. Ah, wow, quindi sì. Tu anche quello lì, anche la volpina l'anno scorso l'avete colorata sempre con gli Hamburg. Esattamente. Sì. Ah, quindi è un modo per vedere... Sì, quindi si possono applicare anche all'illustrazione, assolutamente, anzi li consiglio molto perché sono davvero belli, sono colori molto vivaci e mi trovo veramente bene a lavorare. Giuro, non sono pagata per dirlo. No, bene, allora li consiglieremo anche noi, perché non sapevamo che potessero essere utilizzati anche come, appunto, come acquerello. Ottimo. Sì, assolutamente. E niente, quindi quest'anno... Se l'anno scorso abbiamo avuto la volpina, quest'anno ho voluto fare un disegno un po' più a tema, visto che abilmente la fiera del fai da te, allora ho detto facciamo un personaggino che amo magari in cucito. Bellissimo! E quindi partendo appunto da questo disegno andremo poi a capire, a scorporarlo, capire come appunto si costruisce e poi lo andremo a colorare, quindi il risultato che otterremo più o meno a fine corso sarà questo. Eccolo qua. Ecco qui. E ovviamente nel corso verranno consegnati dei kit comprensivi appunto del pennello, degli inchiostri e anche una dispensa con tutte le spiegazioni che poi utilizzeremo durante il corso, ma che vi serviranno soprattutto poi anche al di fuori, perché ovviamente per potervi esercitare a casa e non farvi prendere dal panico per dire oh mio Dio non mi ricordo come si fa, avrete tutto sotto controllo. Bene. Bellissimi disegni comunque, cioè. Grazie. Sì, guarda, noi abbiamo collaborato, che abbiamo fatto una diretta con l'Accademia del Manga. Ah, sì. In cui mi hanno fatto, cioè, non ti faccio vedere il mio risultato perché mi hanno fatto colorare un'illustrazione pazzesca che aveva disegnato una ragazza, però difficile, cioè, nel senso che era anche bella grandina e quindi...
Sì, beh, infatti questi sono formati piccoli perché così almeno pian pianino si riesce a capire. Dopo se uno vuole esercitarsi su un muro può farlo, però intanto un passettino alla volta. E infatti la cosa bella è questa, che appunto non serve essere assi del disegno assolutamente, è un qualcosa accessibile a chiunque. Pian pianino, un passo alla volta, impariamo come fare e vedrete che comunque il risultato arriva. Perché anche l'anno scorso c'erano alcune persone un po' in ansia che non avevano mai colorato, ma hanno fatto delle cose bellissime e quindi veramente niente paura. E infatti la volpina l'abbiamo sbirciata, era sulla vostra pagina social su Instagram, infatti... Abbiamo guardato, avevamo visto qualcosina, tanti hanno fatto un bellissimo lavoro. Ma c'erano anche bimbi, ragazzini che hanno fatto delle cose che sono rimaste, mamma mia, wow! No, bello, bello, bello il fatto che comunque sia appunto, come per tutti i vostri corsi, aperti anche a principianti, quindi se uno si vuole approcciare, giustamente, iniziare, riesce ad farsi un'idea. Ma tu hai fatto una scuola, adesso domanda personale anche per te, Nicole, giusto vai, perché vai. Ci interessa. No, mi chiedevo se avessi fatto una scuola, se comunque, vabbè, di base presumo che tu sia appassionata di manga comunque. Sì, da quando l'hai capito? No, perché sai, solitamente chi disegna manga è anche un appassionato e quindi... Assolutamente sì. Sì, allora ho fatto il liceo artistico e poi in realtà tante cose le ho approfondite per conto mio, perché in realtà studiare manga in Italia non è facilissimo, ci sono poche scuole che lo insegnano veramente bene, e, però insomma poi ho trovato un corso qui a Venezia e di cui sono diventata anche insegnante, ho insegnato per 5 anni e alla fine poi eccomi qui. Wow, che bello! Vedi, vorrei partecipare. Da insegnante. Sì. Bellissimo. Beh, è bello poi comunque, esatto. Adesso tocca a te passare il testimone. Testimone. Esattamente. Basta, esatto. Io non sono vecchia da buttare. Esagerata, sei giovanissima. Hai ancora tanta strada, voglia. Sì, dai. Farmi in tempo a venire anche magari io e Vane a fare un corso lì. Ma assolutamente, venite, venite. Bello, bello, bello. A me il cioccolato piace fondente comunque. Ottimo. Vada per il fondente, allora facciamo un appello a fine. Vabbè, fondente, latte, così. O Kinder. Beh, Kinder vince. Kinder vince, a mani basse proprio. Bene, bene, bene. Beh, ottimo, grazie mille, Nicole. Se non... Cosa dici, Vane? Sono state super brave. Bravissime. Grazie mille a voi, invece, veramente. No, grazie a voi, anzitutto, comunque, per esservi prestate. So che la diretta è sempre un motivo di ansia, meno per... Invece, per chi non è abituato, però devo dire che ve la siete cavata egregiamente tutte, perché comunque avete... Vi facciamo un saluto generale, così vi facciamo entrare tutte insieme. Intanto qua tantissimi hanno fatto un sacco di complimenti, vi salutano, grandissima squadra, per cui sono tutte secondo me super entusiasti, e per chi potrà essere presente alla fiera di Vicenza, mi raccomando, non fatevi scappare almeno uno di questi corsi, cioè scegliete, poi se non li potete fare tutti come io vorrei fare, sceglietene almeno qualcuno, 2 o 3, che così almeno vi potete divertire al posto nostro, che dovremmo stare qua a fare. Sara, allora, quindi dimmi, allora, cosa ti sembra la squadra di The Quick Lazy Dog? Bellissime, perché poi siete visto? Tutte differenti tra di voi, però con poi lo stesso obiettivo, comunque quello di trasmettere la vostra passione, che comunque si vede che avete anche quando comunque parlate dei vostri corsi e di quello che fate. Complimenti, ecco. Ti facciamo un applauso pure io, Mario. Grazie. Grazie mille di averci ospitato. No, ma grazie a voi di aver accettato. Un piacere. È passato il panico della diretta. Sì, oramai è finita. Ora tutto è in discesa. Tanto vedo che Vane ha rimesso appunto l'email, così se qualcuno se l'era persa sa qual è l'email per iscriversi ai corsi, e ripetiamo. Sara, a questa mail possono scrivere anche per chiederci informazioni dei corsi, se non è chiaro quello che c'è scritto nella descrizione nel sito di Abilmente, se hanno dubbi, se hanno domande,
potete scrivere anche solo per richiedere informazioni inerenti ai corsi, quindi è il nostro contatto ufficiale. Perfetto, poi comunque avete anche una pagina Instagram con pensi. Abbiamo una pagina Instagram, abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram dove potete trovare in questo periodo proprio l'approfondimento a tutti i corsi di Abilmente, della nostra partecipazione ad Abilmente, in altri periodi dell'anno altre attività o comunque quello che facciamo durante l'anno, quindi seguiteci anche lì. E niente, noi vi aspettiamo ad Abilmente Vicenza, stand numero 238, padiglione 1, stand 238. Perfetto, ecco. Mi raccomando, andate a fargli anche solo un saluto, perché vale la pena, secondo me, anche solo andarle a conoscere e vedere quello che fanno. Beh, portate ragazzi, cioccolata. Anche esatto, da noi. Quello, non vi preoccupate che adesso facciamo un mega appello, lo mettiamo d'obbligo, cioè come minimo, dico, se uno viene fino a Vicenza vorrai non portare a ste ragazze che stanno lì tutto il giorno a fare corso, okay, che si divertono, esatto, ma devono anche rifocillare. Esatto, esatto, e niente, noi vi aspettiamo. Grazie, grazie mille. Ciao ragazze, ciao Barbara, ciao Clara. Ciao, ciao, ciao Sara, ciao Vanessa. Ciao. Ciao a tutti. Ci si vede a Vicenza. Ciao. Ok, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, bene, bene. Ottimo. Allora, qua lasciamo un attimino ancora in sottofondo, sottofondo si può dire, in sovraimpressione, la mail, che così potete trovare appunto, come stava dicendo Barbara, l'indirizzo a cui scrivere se avete delle informazioni da chiedere, se avete dei dubbi, se qualcosa non vi è stato chiaro durante questa diretta, o anche se magari appunto, come diceva giustamente Barbara, se sul sito di Abilmente, dove vedete i loro corsi, avete ancora qualche domanda da fare. Come intanto io vi ricordo che Vicenza, Fiera di Vicenza Abilmente incomincerà questo giovedì, quindi dal 31 marzo, giovedì 31 marzo fino a domenica compresa 3 aprile, sarà aperta dalle 9 alle 18:30. Troverete ovviamente, oltre che il fantastico stand, il fantastico gruppo delle ragazze di The Quick Lazy Dog, accompagnate da Claudio Mezzo, beato tra le donne in sostanza, Claudio, sarà invidiato secondo me. E ovviamente, vabbè, troverete anche il nostro fantastico stand illuminata giorno, oramai lo sapete, il boss è sempre in pole position dietro la cassa, e tutto il nostro fantastico come posso dire, staff delle timbrine, mica timbrine. Vi ricordiamo tra l'altro che avremo anche un doppio stand, e che saremo presenti invece anche con in supporto a Asilmente, giusto Vane? Esatto, il meeting ASI internazionale, esatto, che si terrà a quest'anno a Vicenza. Bene, io, se ci sono delle domande nel frattempo, scusatemi, io ho preso dal chiacchierare con le ragazze, non ho letto tutti i fantastici. Monica diceva che il manga le manca. Ma immaginavo, però sicuro diventerà brava anche in quello. No, stavo appunto dicendo che mi sono persa tutte le ragazze che ci hanno salutato e che hanno salutato anche il gruppo di The Quick Lazy Dog, quindi magari, non so, li ringraziamo: Elisabetta, Annalisa, Morena, Alessandra, Mario, Monica, che è un maschietto che tra l'altro, ma non so se mi conosci, ci conosciamo, ma non so, è un appassionato di Ibrahimovic a quanto sembra, credo. Forza Ibra, segna tanti gol in campionato, va benissimo, sempre, sempre. Francesca, arrivo ora, non ti preoccupare Francesca, come al solito comunque la diretta la potete recuperare tranquillamente, quindi se avete qualche dubbio, se andrete poi alla fiera di Vicenza, date un'occhiata anche appunto ai vari corsi che terranno le ragazze, che tengono le ragazze di The Quick Lazy Dog, con cui abbiamo fatto questa ospitata. Ottimo, Vane, se mi sono dimenticata qualcosa, dobbiamo dire ancora qualcosina.
Ok, allora, per quanto riguarda Vicenza, chiudiamo, vi faccio semplicemente, magari giusto, vi ricordo se voleva di andare anche sul nostro sito dove potete trovare i corsi invece online che teniamo normalmente anche noi. Questo weekend ci sarà il corso, la prima tappa del corso di album di Cinzia con il, l'album Family. E niente, se vi va vi potete iscrivere, sabato 2 la prima tranche, il corso si concluderà invece martedì 5 aprile con il secondo step. Poi vi lascio comunque il ricordo www.stamping.it dove potete vedere tutti gli altri corsi che abbiamo messo disponibili online in questo momento. Bene, allora io spero che comunque vi iscriverete in tanti, perché a me ha fatto venire voglia, cioè poi ci sono quelli che magari possono rientrare più nelle mie corde rispetto ad altri, però secondo me vale la pena, sono un gruppo fantastico, quindi spero che magari ci sarà occasione anche di farlo noi, Vane, esatto, non si sa mai, dai. Magari riusciremo a reclutarle per tenere dei corsi per impronte. Voi ditelo, ditelo, che così almeno le incitiamo. Esatto, le incitiamo a trovare un buco anche per noi. Bene, noi vi salutiamo, ci salutiamo per oggi, ma poi tanto ci rivedremo sicuramente giovedì, sempre qua su Facebook in diretta, con un nuovo progetto che ancora non ho fatto e che non so che cosa farò, ma vi sorprenderò sicuramente. Cioè, quello sempre. Quello sempre.